Carissimi fratelli e sorelle, buona giornata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Invochiamo il Signore con le parole del Salmo 84, il primo salmo delle lodi mattutine di questo martedì della terza settimana. Il salmo intitolato «La nostra salvezza è vicina». È un atto di fiducia nel Signore che non fa mai mancare la sua vicinanza a coloro che lo invocano. Signore, sei stato buono con la tua terra, hai ricondotto i deportati di Giacobbe, hai perdonato l'iniquità del tuo popolo, hai cancellato tutti i suoi peccati, hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira. Rialzaci, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi, di età in età estenderai il tuo sdegno. Non tornerai più forse a darci vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore. La sua salvezza è vicina a chi lo teme, e la sua gloria abiterà la nostra terra. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. Quando il Signore largirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a Lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Riascoltiamo il brano che è stato proclamato ieri nel nostro incontro di preghiera, Matteo capitolo 5. Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Perché ho letto di nuovo questo brano? Perché oggi voglio soffermarmi sulla virtù cardinale della fortezza e dire che tutte le virtù sono tra loro concatenate. La prudenza vede il bene, fa discernimento e lo segue. La giustizia realizza il bene che ha visto, ma sia per mettere in atto l'una e l'altro c'è bisogno di essere forti, di essere persone cioè che sanno essere prudenti e giuste anche nei momenti di difficoltà e di avversità. Per questo ho riletto questo brano, perché in esso non si parla della debolezza di chi cede perché porge l'altra guancia, o di chi prega per i suoi nemici perché è più debole di loro, ma di chi vive tutto questo perché è forte. Noi diciamo virtù della fortezza e non della forza. Perché?
la forza richiama l'energia fisica di una persona, mentre la fortezza la si attribuisce all'animo, cioè alla capacità di stare con le proprie intenzioni, con la propria volontà e con il proprio cuore nelle difficoltà, nell'attuare prudenza e giustizia. Nel Vangelo ci stupirà, ma l'unica persona della quale si dice che è forte è Gesù. Nel Vangelo secondo Matteo e nei paralleli, quando Giovanni Battista all'inizio presenta Gesù, dice: viene uno che è più forte di me, al quale io non sono degno di portare i sandali. Eppure Giovanni Battista viene presentato come una persona che ha una sua fortezza d'animo, vive in una grande sobrietà, veste di peli di cammello, si nutre di locuste e miele, vive nel deserto, eppure dice che c'è colui che è più forte di lui. La fortezza di Gesù non è la forza fisica, e Gesù certo non la manifesta quando semplicemente caccia i venditori dal tempio, la manifesta soprattutto quando resiste ai suoi persecutori, ai suoi calunniatori, e soprattutto nel momento della passione, quando di fronte alle accuse tace o dà pochissime risposte. Ecco, la fortezza e la capacità di saper resistere. San Tommaso d'Aquino, riprendendo la trattazione delle virtù cardinali di Aristotele, usa questa espressione, dice: è principalmente nel resistere alla tristezza che alcuni sono detti forti. E il verbo che usa per dire resistere è sustenere, cioè sostenere l'impatto della tristezza. Non pensiamo alla tristezza come qualcosa che si può paragonare alla malinconia che prende in alcuni momenti. La tristezza è tutto ciò che non ci fa vivere con entusiasmo le nostre virtù, la nostra umanità, la nostra sequela, perché incontra delle avversità. Di fronte all'avversità, saper resistere. E Giovanni Paolo II, in una delle prime udienze del suo pontificato, ebbe a dire queste parole: la virtù della fortezza procede di pari passo con la capacità di sacrificarsi. Questa virtù aveva già presso gli antichi un profilo ben definito. Con Cristo ha acquistato un profilo evangelico, cristiano. Il Vangelo è indirizzato agli uomini deboli, poveri, miti e umili, operatori di pace, misericordiosi, e nello stesso tempo contiene in sé un costante richiamo alla fortezza. Ripete spesso: non abbiate paura. Insegna all'uomo che per una giusta causa, per la verità, per la giustizia, bisogna dare la vita. E mi permetto di aggiungere, bisogna darlo con lo stile che egli insegna, che non è quello della violenza, non è quello della rivalsa. Porgi l'altra guancia, perché tanti sono gli attacchi che si possono avere nella vita. E ancora, prega per i tuoi nemici. Delle persone possono avversarci per i loro interessi, per la loro visione della vita, ma se loro ci considerano nemici, noi in Cristo non possiamo che essere forti d'animo e pregare anche per loro. Ecco in che cosa consiste la fortezza cristiana. In questo saper resistere, come dice San Tommaso, alla tristezza. È molto necessario. Oggi e tutti i giorni, dice il Cardinal Martini, soprattutto in una società molle, flaccida, paurosa, in cui ci si spaventa di fronte alle prime difficoltà nello studio, nel lavoro, nella vita coniugale, nella vita comunitaria. È virtù di tutti i giorni, perché non c'è bontà senza fortezza. Se uno vuole essere buono, ma non è forte d'animo, molto facilmente scadrà nell'essere cattivo, non resisterà alla tristezza di qualche ingratitudine che incontrerà. Non c'è giustizia senza queste capacità di resistere
al logorio quotidiano. Proprio nella quotidianità si esprime la magnanimità del cristiano, la sua capacità di sopportare, per amore e con la grazia di Dio, situazioni pesanti e ingrate. E allora invochiamo Maria. Nelle litanie viene invocata con espressioni che dicono la fortezza, torre d'avorio, ad esempio, che parla di qualcosa di inespugnabile, di una fortezza inespugnabile. Sappiamo che la nostra forza è nel Signore e vogliamo affidare alla Vergine Maria questa mattina tutte le persone che nella pratica del bene, nella giustizia, nell'amore, devono avere quest'oggi forse un supplemento di fortezza d'animo. Chiediamo a lei e impariamo da lei, che è stata forte sotto la croce, sicura che il Signore la sosteneva e le avrebbe fatto vedere l'alba della risurrezione. Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalda, nostra potentissima avvocata e protettrice, il nostro cuore ti ama e si commuove a ricordo delle tue misericordie e del tuo amore per noi. La tua immagine è luce, conforto e sollievo e gioia alla nostra povera vita ripiena di insidie e di amarezze. Noi perciò in te confidiamo, stendi la tua mano di madre e sollevaci da tutte le tribolazioni che ci affannano in questo misero esilio. Facci sentire la tua parola di paradiso nelle dure sofferenze di questa terra. Guardaci in ogni tempo dall'alta ripa dell'Ofanto, ove siedi pietosa a comune conforto di noi tuoi figli. Aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale, fa piovere su di noi le acque della divina grazia, perché vivendo qua giù la tua vita d'amore, possiamo un giorno vivere la tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. Lo speriamo e così sia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gemente e piangente in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Maria Santissima di Ripalda, prega per noi. Maria, Madre di Misericordia, prega per noi. Maria, Salute degli Infermi, prega per noi. Vi do la mia benedizione e vi invito ancora a seguire strettamente le norme che ci vengono date per evitare il contagio. Purtroppo le notizie che giungono da Cerignola non sempre sono confortanti. Ogni giorno c'è qualcuno di più. Se non ci impegniamo tutti quanti, non usciremo facilmente da questa situazione. Per cui fortezza per noi sarà anche rimanere il più possibile in casa ed uscire solo se necessario. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona giornata.